tecnologia in Italia è ancora una cosa che fanno in pochi. Infatti la sfida è stata proprio quella di dimostrare, siccome siamo diciamo, all'inizio di una grande rivoluzione sul tema della medicina, che sarà resa possibile da tutti questi nuovi strumenti che stanno uscendo, se aspettiamo diciamo, che l'innovazione e che questo hacking arrivi dall'alto, quindi dalle case farmaceutiche, dalle grandi aziende, corporate che si occupano di salute, possiamo aspettare i prossimi 15 anni. Il tema è quello di riunire persone, diciamo, giovani hackers, makers, persone che magari non sono dell'ambiente, che possono portare soluzioni innovative e grazie alla scrittura di codici, grazie al design, possono sbloccare problemi che da tantissimi anni non vengono risolti. Quindi il senso era quello di riunire in una stanza le persone sensibili a questo tema e iniziare a raccoglierle e a creare un metodo. E fortunatamente diciamo, la risposta è stata molto positiva e anche diciamo, i progetti che abbiamo visto ci sono piaciuti. Alla prossima!